Panda. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards and scams. Getting the licks in the band. Legacy. Uè, bella a tutti ragazzi! E benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder. Allora ragazzi, oramai avete visto che sta piano piano entrando nei Battle Royale su PC e prossimamente su console anche un altro titolo veramente veramente molto interessante, quello col cavallo, in poche parole. Perché le parlo? Non capisco. Si chiama Realm Royale e lo stiamo piano piano anche portando in live un'oretta al giorno con alcuni video introduttivi. Lo stanno già aggiornando di brutto, ragazzi. Credetemi, vi piacerà senz'altro. Molto bello. Non so neanche che gioco è. Cerca di fare video seri, vanno tutti male, vanno. Oggi ragazzi invece io con la Pamina vogliamo farvi vedere un gioco che è praticamente Fortnite, ma che si può più leggero e più tranquillo tranquillamente installare su tutti i dispositivi Android. Ve lo ricordate ragazzi che qualche mese fa avevamo fatto, non mi fate ridere per favore, avevamo fatto il video su Warcraft. Sì. Quando mi parli non parli. Esatto. Adesso ragazzi, Fortcraft si è chiamato Creative Destruction ed è praticamente la fusione tra Fortcraft e un'altra casa produttrice che hanno dato vita ad un gioco. Per favore. Come si dice, un'altra casa produttrice che ha dato vita a questo gioco per cellulare che ovviamente sul Play Store non l'ho trovato, ma che lo Xuderino, grazie anche ai ragazzi in chat, l'ha trovato e vi spiega come installarlo. Allora ragazzi, è molto semplice. Ovviamente è un gioco senza virus, è un gioco, se l'ho scaricato io sul mio telefono, potete andare tranquilli. Come si fa a scaricarlo? Apriamo subito dal nostro cellulare, voi vedete il mio display intanto qua di fianco. Andiamo tranquillamente su Google. Allora, da Google, scusatemi, intanto siamo già troppo avanti, siamo, un momento. Allora, dalla pagina principale di Google, aspetta un attimo, fammi chiudere tutto. Ok, perfetto, così siamo chiari. Bisogna andare sul sito APK pure. Ok? APK Pure praticamente è un servizio come il Play Store, come TapTap, che è quello giapponese, che in poche parole propone delle applicazioni per Android che non ci sono nel nostro Play Store europeo. Da APK Pure, ragazzi, cercate senza nessun problema. Vedete da dove c'è Name or Package Name, Creative Destruction, ok? Clicchiamo la lente di ingrandimento per andare nel tasto cerca, se riesco a cliccarla, e come vedete ragazzi il primo file che appare è quello, ci cliccate sopra, esatto, allora con dillo tu e lo scaricate, esatto ragazzi. Da qui voi dovete cliccare su download XAPK. Ovviamente vi consiglio di allacciarvi a una connessione wifi perché sono 740 mega. Beh ragazzi, se pensate però che Fortnite pesa 2 giga, ci sta, lo scarichiamo ragazzi. Una volta scaricato andiamo, un momento, bisogna andare ragazzi nella sezione, dovete avere un file manager, quindi io lo trovate semplicemente cliccando sul Play Store file manager. Dobbiamo andare ragazzi nella sezione download. Come vedete ragazzi avrà scaricato il file Creative Destruction versione 1.01 APK Pure. È un file che come vedete ha un punto di domanda, quindi non si può aprire. Allora vi consiglio di fare una cosa ragazzi, eliminate subito quest'ultimo passaggio che vi ho detto, perché voi in realtà dovete andare nel Play Store, mi sono ricordato adesso, vi chiedo scusa. Dopo che avete scaricato Creative Destruction, andate nel Play Store e cercate Z-Archiver. Vedete ragazzi il primo risultato, in poche parole questo qui,
lo installate, io ce l'ho già installato, quindi lo andiamo ad aprire e lui ci dice: attenzione, per scrivere sulla memoria SD, che è quella che ci interessa, bisogna puntare alla cartella principale. Adesso vi spiego che cosa vuol dire. Allora, di qua lui ci apre questo, non ci interessa, chiudiamo con la X. Bisogna andare a cliccare in alto, proprio in alto in alto, vedete, si è aperto un menu. A noi interessa memoria telefono, che è dove vengono scaricati i download. Se poi voi avete impostato che i download li volete nella scheda esterna, ovviamente cliccate scheda esterna. I miei sono di default, come in tutti i vostri, nella sezione download. Come vedete, ragazzi, in download noi vediamo Creative Destruction apkpure.com. Da qui clicchiamo sopra, si apre un altro menu e estraiamo. Fate estrai qui. Adesso io l'ho già estratto, quindi non lo, anzi, lo andiamo ad estrarre, dai. Lo andiamo ad estrarre, raga, ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Così vi spiego. Non ho eliminato a caso questa cartella e neanche questa. Vi faccio vedere, ragazzi, così è tutto molto più chiaro. Ci clicchiamo sopra, facciamo estrai in nome archivio, che così almeno ce lo fa qui. No, aspetta, non directory, extrai qui. Lo estraiamo, ragazzi. Come vedete, lui comincia ad estrarre l'applicazione. Ci servirà a estrarla per due motivi, ragazzi, e adesso vi faccio vedere. Un momento. 42-43%. Ovviamente, ragazzi, c'è anche un altro modo per scaricare questa applicazione. Potete da internet scaricare l'applicazione di APK Pure e poi scaricare, ovviamente, come si chiama? Creative Destruction. Altrimenti, secondo me, il modo che vi ho detto io è più semplice, non vi fa installare roba a caso. Ecco qua, ragazzi, vedete, si è creata l'APK, quella da 81,05 MB. Quella, se noi ci clicchiamo sopra, è un file APK normalissimo che il nostro cellulare ovviamente riconosce. Io l'ho già installato, quindi non lo dovrò reinstallare. Voi invece cliccherete su installa. Una volta che ve l'avrà installato, non dovete aprirlo. Dovete di nuovo, ragazzi, recarvi. Immaginiamo che ve l'abbia installato, quindi a voi ve l'ha installato e avete, ovviamente, sul desktop è apparsa l'icona, vedete? Quella lì gialla. Riandiamo invece su Z-Archive. Attenzione a questo passaggio, ragazzi, che è importantissimo, se no non vi funziona il gioco. Cliccate di nuovo su OK. Torniamo, chiudiamo il pop-up che si apre, che non ci interessa. Torniamo nei download. È stata creata una cartella, vedete, ragazzi, si chiama Android. Noi la apriamo e c'è dentro un'altra cartella, si chiama OBB. Apriamo anche questa cartella. E c'è un'altra cartella. Questa è una cartella importantissima e vi spiego perché. Quindi seguitemi bene. Clicchiamo, teniamo premuto sulla cartella. Copia. Da qui ci spostiamo premendo in alto sulla directory principale del nostro telefono e la andiamo ad incollare premendo il tasto lì di fianco. Vedete che io ho premuto, andiamo ad incollarla. Lui andrà a copiare la cartella OBB dove abbiamo appena detto e adesso vi spiego dove dovete metterla. Se non la mettete nella cartella che sto per farvi vedere, il gioco non funziona. 50% ci mette un pochettino, quindi lasciatela copiare. È una cosa complicata. No, è una roba molto chiara, credimi. Se vogliono giocare, questo è il modo più chiaro in italiano per giocare. Se no andate a vedere i video in inglese, ma mi sembra chiarissimo. Allora, andiamo a cercare, ragazzi. Lui ha messo nella directory principale la cartella com.titan.cd.gb. Gli premiamo di nuovo sopra. Questa volta la tagliamo. E da qui dobbiamo andare nella cartella Android. Allora, ragazzi, vedete, io ho già una sottocartella che si chiama OBB. Voi potreste non averla. Quindi tutto quello che dovete fare da qui, mi sembra, se non ricordo male, dei tre puntini, vedi, tu fai crea
lui ti crea una cartella e la chiami OBB, quindi semplicissimo. Noi ce l'abbiamo, o se voi l'avete creata, ce l'avete creata. Cliccate la cartella e da qui, ragazzi, riandate a premere il tasto incolla, che è il primo bottone in alto a destra. Come vedete, io l'ho già incollata e la sottocartella com.titan.cd.gb è stata incollata nella cartella. A questo punto noi chiudiamo, possiamo andare ad aprire subito il nostro meraviglioso Creative Destruction. Ve lo faccio vedere anche molto più in grande, datemi un secondo che ve lo allargo di brutto, detta così è un po' brutta, però datemi un secondo. Lo mettiamo, no, lui full screen non lo recupera perché non è la versione, è la versione free, quindi chiudiamo qui. Andiamo un attimo a prendere di qua questo, lo mettiamo sotto. Vi farà degli aggiornamenti, ragazzi. Vi fa degli aggiornamenti, vi farà, quindi voi non preoccupatevi, adesso non li state vedendo perché io gli aggiornamenti li ho già fatti. Ci sta già facendo vedere, ragazzi, il nuovo update. Confirm, non ho ancora giocato, sono passati già 11 minuti, quindi diciamo, ragazzi, che per il momento avete visto come installarlo, lo andremo a giocare insieme, se vi piace, nel prossimo video. Grazie a tutti per averlo guardato, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere, ragazzi, come vi sembra. Io non l'ho ancora giocato, ma ho solo visto i gameplay. Un salutone dall'Oxuder e dalla Pamina, noi ci vediamo presto, ciao!